Buonasera e ben arrivati al consueto appuntamento con Game Over. Buonasera, ovviamente, anche della Buonasera, nostra famiglia. benvenuti. Permetteteci in apertura di fare le condoglianze a nome di tutta la redazione di Teleponte e della proprietà al presidente Luciano Campitelli che ha perso questa notte la madre. Ovviamente ci stringiamo al presidente e al dolore dell'intera famiglia Campitelli. Noi parleremo ovviamente di sport, però oggi non è stata una bella giornata per il Teramo che ha perso clamorosamente in casa contro l'Interreggio. Non è stata una bella giornata per l'Aquila, ci si aspettava dopo il cambio la vittoria, invece è arrivato questo pareggio, seppur contro il Martina, ha vinto invece il Chieti sul campo della Versa. In Serie D c'è stato il colpaccio della Miternina, la nuova sconfitta per San Nicolò e soprattutto per Celano, dove potrebbe esserci ad ore l'esonero del tecnico Pier Leoni. Ma ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti. Facciamo così, andiamo a vedere però prima tutti i risultati di giornata. Che dici, Francesca? Va bene. Ringrazio in regia Pietro Baldassarre, Sergio De Angelis e Simone Deusaglio. Vediamo tutti i risultati e poi presentiamo gli ospiti. Iniziamo dalla seconda divisione, Lega Pro. Arzenese Pontedera 1-3 a Versa Normanna Chieti 0-1, Fondi Melfi 1-1, Gavorrano Foligno 1-1, L'Aquila Martina Franca 1-1, Poggi Bonsi Borgo Abugiano 4-3, Salernitana Campobasso 2-0, Ovviamente sul Teramo. Teramo c'è un errore, 0-2, non 0-1 il Teramo Interreggio, risultato. ahimè, 0-2, Vigor Lamezia Aprilia 0-0. Vediamo la classifica. In testa ancora l'Aprilia con 23 punti, Pontedera segue a 20, Poggi Bonsi 18, Salernitana 17, Martina Franca 15 come Chieti, L'Aquila 13, Gavorrano 12, Teramo 11, Arzanese 11, Aversa Normanna 10, Melfi 8, Borgo Abugiano, Foligno 7, Vigor Lamezia Fondi Interreggio a 6, Campobasso 5 punti. Andiamo in Serie D, girone F. Anche qui la nona giornata di campionato. Ancona Recanatese 1-1, Astrea Renato Curiangolana 3-2, Celano Marsica San Benedettese 1-2, Civitanovese Fidene 2-1, Jesina Miternina 2-3, Maceratese Isernia 2-1, Olimpia Agnonese San Nicolò 2-1, San Cesario Vispesaro 2-0, Termoli Città di Marino 4-0. Vediamo la classifica, Serie D. San Cesario 20 punti come San Benedettese, segue Olimpia Agnonese 18, Vispesaro Ancona Astrea 17, Maceratese 16, Termoli Jesina 15, Isernia 12, Amiternina 11, Renato Curiangolana 10, Fidene Recanatese Civitanovese 7 punti, San Nicolò 5, Celano Marsica 4, Città di Marino 3. Chiudiamo con l'eccellenza, che dici? Con Siamo un po' più Eccellenza avanti. Abruzzo, decima giornata. Altinrocca San Salvo 0-1, Civitella Roveto Guardia Grele 2-1, Miglianico Città di Giulianova 1-2, Rosetana Capistrello 1-2, Sant'Egidiese Pineto 0-0, Sporting Ortona Francavilla 0-1, Sulmona Alba Adriatica 2-1, Torrese Casale Incontrada 4-0, Vasto Marina Montorio 88 0-2. Terminiamo con la classifica d'eccellenza. Sulmona in testa 23 punti, Città di Giulianova 20, Civitella Roveto 20, Capistrello e Montorio 19 punti, Altinrocca 18, Miglianico e Pineto 15 punti, Sant'Egidiese 14, San Salvo 13, Sporting Ortona 10, Vasto Marina 10, Rosetana 9, Alba Adriatica, Guardia Grele, Francavilla e Torrese 8 punti, Casale Incontrada 7. Benissimo, questo è il quadro di tutti i risultati. Vi ricordo che potrete scriverci al 340 11 80 370 e il sottopancia vi indica anche tutti i risultati delle classifiche. Ho dimenticato prima di salutare anche il nostro Giancarlo Rapagnà, che è in cabina di regia insieme agli altri tecnici. Vado a presentare coloro che ci accompagneranno in questi, a questo punto, 85 minuti. All'estrema sinistra ci parlerà anche di un'iniziativa molto importante, ma lo ritroviamo con piacere, l'allenatore degli allievi nazionali del Teramo, Patrick Moro. Buonasera a Benvenuto, tutti. Patrick. Accanto a Patrick Moro, insomma, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, qualcosa lo aveva detto qualche settimana fa e purtroppo si sta avverando, Tonino Valbruni, benvenuto. Buonasera a tutti. L'altro, alla mia destra. alla tua destra, è una new entry per la nostra trasmissione serale. Un punto di riferimento della nostra stampa abruzzese, il giornalista Gustavo Bruno, Buonasera, benvenuto. buonasera. Perché quando hai detto sottopancia mi hai guardato? No, non ti ho guardato No, mai assolutamente. guardato. Gustavo Bruno. Precisiamo che questo invito, Sì, diciamo dillo, va, subito. se no questi cominciano a No, fare l'invito di dietrologie. Gustavo era stato fatto già questa mattina dopo la trasmissione di questa mattina, Buongiorno, Buongiorno Abruzzo, davanti a una ricca colazione. Mi ha detto a Gustavo,
Gustavo, ti fa piacere essere con noi questa sera? Magari qualcuno ci vedrà qualche strano disegno, malignità, assolutamente. Gustavo è qui come ospite gradito, non legato alle sorti o alle vicende di una squadra piuttosto che un'altra, perché sarebbe insomma assurdo. Lo diciamo, mettiamo le mani avanti per sicurezza, insomma. Allora, primo giro con i nostri ospiti. Torniamo sulla classifica, magari anche prima i risultati e poi la classifica. Patrick, oggi è stata una brutta sconfitta quella del Teramo. Ci si aspettava una partita diversa, soprattutto dopo le due sconfitte, no? Senz'altro, insomma, stamattina mi hanno chiesto anche una radio, un parere sulla partita di oggi, proprio sì. Quello che magari uno aveva previsto si è verificato, nel senso che quando una squadra è condannata a vincere è chiaro che sei un po' timoroso, hai solo un risultato su tre possibile, quindi vai dentro, vuoi dare tutto, però... Come a volte succede, la giochi magari il giorno prima e la tensione non ti fa esprimere quello che hai dentro, quello che vorresti, perché secondo me la squadra del Teramo, io la vedo insomma settimanalmente, si allena sempre al massimo, non abbassa mai la guardia, non cambia mai il modo di allenarsi, non dipende mai dai risultati domenicali, quindi gli allenamenti vengono sempre stati fatti con la stessa intensità, solo che poi la domenica... Oggi insomma c'è stata questa sconfitta inaspettata che un po' taglia le gambe, perché insomma doveva essere la domenica della svolta, invece sono d'accordo, invece insomma crea qualche problemino, qualche problemino sì, per il futuro. Tonino Valbruni è stato con noi ospite circa un mese fa, lo aveva detto, voglio rivedere il Teramo in un banco di prova diverso, no? C'è stato il Pontedera, poi c'è stato l'Aprilia, oggi c'è stato l'Interreggio, è vero, l'Interreggio lo dirà bene Ania Cantagalli nel servizio, non è squadra da ultima in classifica, il nuovo allenatore ha, diciamo così, portato una ventata di entusiasmo e anche riuscito a risistemare un po' la squadra, però certo lo 0-2 del Teramo resta ed è quello che nessuno si aspettava. Poi parleremo magari anche dell'Aquila e del Chieti. Sicuramente un risultato veramente che fa preoccupare perché c'è stata la prima contestazione del pubblico a fine gara, sicuramente la squadra non ha messo quel furore agonistico che si aspettava, anche perché l'illusione delle tre vittorie sono state adesso compensate in negativo con tre sconfitte. Contro una squadra oggi che aveva realizzato in ben 8 partite solo 4 gol. Questo sì, non aveva mai vinto, insomma. Una squadra non aveva mai vinto e aveva segnato solo 4 gol. Oggi veramente il Teramo forse ha giocato la più brutta partita del campionato. Però ripeto, adesso sappiamo benissimo qual è il campionato che il Teramo deve fare, deve cercare di salvare la categoria, però ripeto, se in una fase così delicata non si riesce a cercare di trovare elementi che possono migliorare la qualità del gioco del Teramo, sicuramente troveremo delle difficoltà, perché incontrare una squadra ultima in classifica che non aveva mai vinto e fare soltanto un paio di tiri in porta fa preoccupare. Quindi bisogna cercare immediatamente di tornare sul mercato, anche perché Bucchi non rientra, c'è stato l'infortunio di Bellucci oggi, e bisogna cercare eventualmente la fase realizzativa che il Teramo gioca però non realizza. Alla fine c'è poco filtro a centrocampo e si subisce con due gol bellissimi oggi fatti da Ciangaglione che fanno preoccupare un pochino per il prossimo. Prima di sentire Gustavo rapidamente, sia sì. Patrick Moro che Antonio Valbruni. Patrick, l'Aquila pareggia in casa contro il Martina che è comunque una buona squadra. Sì, conosco forse bene l'allenatore. L'allenatore lo conosco forse bene. Forse però l'Aquila con il cambio d'allenatore si aspettavano una vittoria. Sicuramente quando si cambia allenatore si aspettano sempre grandi cose dall'allenatore nuovo. È arrivato un pareggio in casa, no? Se sì. Non sbaglio. Quindi anche all'Aquila è un pubblico e anche una dirigenza che pretende molto e subito. Non è partito bene, vedremo adesso nel proseguo del campionato. Certo è che l'Aquila è una piazza che pretende, come Teramo, non ha tempo di aspettare. Probabilmente non è facile allenare. L'allenatore che è andato via Graziani ha pagato proprio questo, purtroppo. Tonino, domenica il Chieti ha giocato molto bene, oggi ha confermato comunque il buon momento al di là della sconfitta espugnando il campo dell'Aversa, che non è un campo facilissimo. Quando si hanno giocatori di talento come De Sosa che concretizza
il gioco del Chieti, se la squadra si difende bene e nello stesso tempo ha la realizzazione più completa per ottenere il risultato, alla fine i risultati fanno capire che un bomber alla fine decide queste gare importanti. Il solito ritornello, vale per l'eccellenza, vale per la D, sì, vale poi, per la Lega Pro, no? Poi anche per l'Aquila, giustamente come diceva Moro, sì, c'è il discorso della dirigenza che pretende, il pubblico pretende, però c'è sempre questi cambi che negli ultimi anni ce ne sono stati tantissimi, cominciando da Bitetto, poi è venuto Ianni, poi è andato via Ianni, è venuto adesso Graziani, è andato via Graziani, è tornato Ianni. C'è troppa confusione. Io penso che c'è troppa confusione quando si pretende per cercare il campionato che si vuole fare. L'Aquila ha speso tanto, quindi giustamente si pretende. Però per quanto riguarda invece il Teramo, bisogna cercare di conservare la categoria perché è importante per il futuro. In vista delle grandi riforme. Gustavo Bruno, 150 secondi a ruota libera, dovrei dire, visto la tua trasmissione del martedì. Quella martedì. Però insomma, che idea ti sei fatto noi questa mattina davanti alle telecamere, dietro praticamente, l'altra zona dello studio. Abbiamo parlato di una giornata difficile, l'avevi detto, attenzione perché in Lega Pro si può perdere con chiunque. Ma anche perché c'è la matematica, la legge dei grandi numeri che sostiene che una squadra non può perdere sempre. Quello che preoccupa invece è perché la terza sconfitta consecutiva, alla vigilia di due trasferte delicatissime, Chieti, dove non abbiamo avuto mai fortuna anche nei play-off quando ci allenava Donati, e poi sul campo della Versa Normanna. Quindi due trasferte insidiosissime e veramente può scoppiare la crisi. La crisi che, come tutti i fessi, le cui mamme sono sempre incinte, nel senso che bisogna guardare da lontano. L'euforia delle pre-vittorie, l'ultima settimana hanno messo sulla croce l'allenatore, allenamenti a porte chiuse. Sono tutte sensazioni di nervosismo che inevitabilmente si ripercuotono sulla squadra, che non è tranquilla, si è visto. Mi sembra che il primo gol è stato un grosso infortunio. Questa difesa, che tutti quanti dicevano è fortissima, invece secondo me continua a fare acqua. Balbruni dice c'è stata la prima contestazione. Beh, è arrivata con qualche settimana di ritardo, perché forse prima bisognava cominciare a fischiare, non a parlare di Gusta Gufi, e ho capito che l'edicola Chiavattari ha mandato questo messaggio, perché quando qui si dice la verità si passa per Gufi. Voglio ricordare, visto che sono stato indicato come uno che ha fatto 40 anni di giornalismo, che quando il signor Balbruni giocò con la Nazionale Azzurra a Malta, chi scriveva su di te? Gustavo. 1900? 69. Ecco, basta, sono passati 150 secondi. No, ancora 40 secondi, ancora l'Aquila e Chieti? L'Aquila e Chieti. Beh, dall'Aquila mi aspettavo un po' di più. Chieti, è stato detto tutto. Quando scegli bene l'attaccante, che era un giocatore che non doveva giocare più, ha avuto problemi. Parlo di De Sosa, questo colore che sta facendo la differenza. Adesso stiamo discutendo quando torna Bucchi, quando torna Iazzetta, Berardino ormai è un ex, quando torna Bellucci, ma bisogna slacciare la cintura degli Euro e procedere molto presto, possibilmente con un calciatore che sappia fare gol e abbia un buon palmarès. Non usiamo l'almanacco per andarla a contattare, cioè sguinzagliamo le amicizie. Tifosi vogliono una punta d'attaccante. Vabbè, ma questo è tipico di tifosi. Ci aspettiamo. Facciamo così, torniamo a parlare tra poco, però a questo punto vediamo il servizio, no? Il Teramo Interreggio è pronto. Sì. Andiamo a vedere la partita che oggi ha giocato il Teramo in casa con l'Interreggio, perdendo per due gol. Per noi ci sono Ania Cantagalli e Giancarlo Rapagnà. Peggio di così non poteva andare, non solo per il risultato, ma perché il Teramo non è stato. Manovra di gioco questa sconosciuta, con interpreti, come poi dirà mister Cappellacci, troppo tesi. Da cosa poi non si capisce bene. Si è capito invece benissimo che l'Interreggio non è squadra da ultimo posto in classifica. E non solo perché torna Franceschini, ex Serie A, e ha un ragazzo terribile come Chioris, ex Giulianova, che cambia volto alla gara nella ripresa. La squadra di Venuto si riprenderà in classifica perché il cambio in panchina ha dato la scossa e la formazione calabrese ha le forze per risalire. Che le cose non sarebbero andate nel modo migliore lo si capisce già, come un fatale segno del destino al 22esimo. Bellucci esce per un problema muscolare, entra Patierno, l'uomo che nelle ore pre-gara era dato per titolare. Cappellacci inserisce Di Paolo Antonio dall'inizio, ma non cambia modulo, confermando il 4-3-3 e Foglia sulla sinistra, più libero però di svariare sul campo. Dopo soli 3 minuti Saverio Cutrupi sporca i guantoni di Serraiocco.
Bisogna attendere il 14esimo per vedere il Teramo, con un pallone messo in mezzo da Petrella e poi salvato da Mengoni. Passano 10 minuti ed è ancora in terreggio. Seraiocco si fa trovare però ancora pronto. Neanche un minuto dopo Zampaglione si mangia una rete che forse anche un bimbo di 2 anni avrebbe messo a segno. Tutto solo davanti a Seraiocco, spara alto sulla traversa. Al 28esimo si rischia il gol mangiato, gol subito ovviamente a vantaggio del Teramo. Di Paolo Antonio fa quella che sarà una delle poche azioni degne di nota, mettendo in mezzo un pallone su cui Valentini è pronto a battere in rete, se non fosse per un super Mengoni che salva in angolo. Al 40esimo Alperta prova ancora i riflessi di Seraiocco, poi resta solo Zampaglione al 43esimo a provare a farsi perdonare, però senza esito. Il numero 7 dovrà però attendere poco. Passano solo i 3 minuti nella ripresa. Nomedic si addormenta, l'ex giallorosso Chioris gli ruba palla e l'azione dell'intereggio porta poi al tiro in piena area lo stesso Zampaglione che, non pressato da nessuno, piazza le spalle di Seraiocco. Il Teramo accusa il colpo e fa ben poco per rimettersi in carreggiata. Al 16esimo ci prova questa volta proprio Chioris, ma Seraiocco dice di no. Passano altri 4 minuti e Zampaglione completa l'opera di perdono, ma anche in questo caso la difesa del Teramo non è esente da colpe. I biancorossi potrebbero riaprire la gara un minuto dopo, se Foglia non si divorasse la rete davanti a Mengoni. L'estremo dell'intereggio si esalta anche al 30esimo, chiudendo ancora un tiro da distanza ravvicinata, questa volta però di Ferrani. I tifosi sugli spalti rumoreggiano perché il Teramo non ci mette né voglia né grinta per pareggiare. Servirebbe più peso in avanti, ma Cappellacci, non avendo altri attaccanti in panchina, è costretto a mettere De Stefano, un esterno, per il forcing finale. Al 39esimo Patierno prova inutilmente a spizzicare il pallone verso la porta. La gara si chiude con un tiro al volo di Petrella, in pieno recupero, che non cambia le cose. 3 sconfitte dopo 3 vittorie consecutive. Non c'è da fare drammi perché la classifica non invita ad avere istinti suicidi, ma c'è da riflettere sul reparto avanzato che senza Bucchi ha prodotto finora solo 7 reti. E se non si riesce a segnare, difficilmente si vincono le gare. E allora eccoci qui, rientriamo. Abbiamo visto questo servizio. Patrick Moro, che impressione hai dopo aver visto queste immagini? Beh, chiaro, le immagini non c'è tanto da commentare, nel senso che loro hanno fatto questi 2 gol, abbiamo già detto tutto prima, un Teramo un po' spaesato, non rinunciatario, però insomma le trame di gioco ci sono, però è chiaro che quando uno fa le cose non al massimo, non al massimo della convinzione, poi i risultati sono questi. Arrivava una squadra che non aveva mai vinto, no? Dicevamo prima, sì. Quindi loro arrivavano a Teramo senza niente da perdere. Io capisco, perché allenando gli allievi nazionali vedono, no? I ragazzi che vengono qua, le squadre avversarie vedono uno stadio così, noi giochiamo in quello stadio lì, quindi il campo bello, il campo sintetico bello. Giochiamo la partita, insomma. Sì, l'ambiente stimola più magari l'avversario che chi è abituato a giocarci. Quindi, anche che oggi pubblico, come al solito, ce n'era poco. Non ce n'era tanto. 500-600 presenze, non di più, sono pochissime. Sì, questi ragazzi si sono un po' più esaltati, i ragazzi dell'Interreggio, e hanno fatto loro la partita. Chiaro, quando vai sotto poi è faticoso, ti crolla il mondo addosso. Se possiamo rivedere magari a scorrimento le immagini, Tonino Valbruni, c'è stato, insomma, diceva bene Gustavo, un infortunio in occasione del primo gol, un errore. Però l'elemento forse negativo, quello di cui parlava Patrick Moro, che la squadra era un po' spesata, non c'è stato il Teramo arrembante che forse era lecito attendersi. Ma è un peccato, perché la squadra nel complesso non è una squadra, per questa categoria può far bene, anche perché mancano alcuni elementi fondamentali, perché elementi fondamentali come non c'è costruzione di gioco a centrocampo, perché adesso mancava Coletti, quindi l'interdizione c'era con Coletti. Però manca un giocatore sulla fase difensiva rapido che possa sostenere, perché si gioca a 4, e in più la fase realizzativa, non mancando Bucchi, d'altra parte i due attaccanti che lo scorso anno hanno portato il Teramo alla vittoria del campionato non giocano, perché sia Masini non c'è più. Bucchi è infortunato, per cui mancano, cosa puoi pretendere, insomma? Mancano quei 35-40 gol che lo scorso anno diciamo è stato gli artefici per quanto riguarda la vittoria del campionato. La squadra costruisce, non si sfrutta la velocità di Petrella, perché si gioca un po' a rilento a centrocampo. Un pensatore che a centrocampo sappia leggere la partita nelle fasi delicate della gara manca,
Per cui alla fine delle distrazioni, che alla fine già c'era stata questa bisaglia, questa clamorosa, bisaglia, no? Sempre con lo stesso Ciancaglione, perché Ciancaglione oggi poteva vincere la classifica dei capocannonieri. Ricordiamo, il Teramo è quello in maglia nera, forse anche questa maglia, insomma, dà un po' di lutto, perché noi siamo abituati a giocare con la maglia bianco-rossa, che è la maglia tradizionale. In questi casi ci si attacca a tutto, insomma. No, anche alla maglia. È una maglia favolosa, una maglia che abbiamo portato qui avanti c'è stato per tanti il pasticcio anni. Però ripeto, adesso poi c'è stato il pasticcio, però c'è stato anche la realizzazione, che è stato molto bravo questo qua che gliel'ha piazzata all'incrocio. Quindi, d'altra parte, questo Ciancaglione non è l'ultimo arrivato. Due anni fa ha vinto la classifica dei capocannonieri, quindi non è che stiamo parlando di giocatori, perché lì ci stavano anche giocatori importanti, il centrale difensivo, certo, aveva giocato piove sul bagnato. Patrick, quando poi uno trova un gol simile lì, puoi giocare. E poi ecco, Foglie si è mangiato pure questo gol, Valentini con quel tiro si è superato il portiere, per cui c'è anche una dose, una grossa dose quando di sfortuna. Quando le cose vanno male. Insomma, però ripeto, giocare con chi sa veramente portare per mano la squadra, perché elementi tipo Vitone, tipo Masini che vengono a mancare, alla fine si sente, perché la squadra, a mio giudizio, si è un po' indebolita. Facciamo una cosa, prima di sentire Gustavo, se Gustavo è d'accordo, vogliamo sentire le interviste ai due tecnici, che dice Gustavo? Come no, come no. Poi magari facciamo una riflessione. Possiamo senz'altro migliorare apprendere di più, no? Prendiamo. Certo. Sicuramente il tecnico dell'Interreggio sarà ben felice oggi, che dici Francesca? Sì, andiamo a vedere queste interviste della partita Teramo-Interreggio, finita appunto 0-2 per l'Interreggio. Oggi non abbiamo fatto bene, al di là insomma, del risultato, perché insomma, rispetto alle altre sconfitte, questa è maturata per un eccesso di tensione che la squadra ha, che non deve avere, perché bisogna andare in campo per pensare a giocare, liberare la mente da qualsiasi altro pensiero negativo. E quindi oggi l'aspetto meno positivo della partita, al di là del risultato, è che abbiamo fatto confusione, avevamo difficoltà, è vero che qualcosa ci mancava, abbiamo perso Bellucci subito e magari la possibilità poi di giocare con Bellucci e Paterno ce la siamo tolti subito. Quindi, ma al di là di qualche attenuante, abbiamo cominciato a giocare solo quando il risultato era in cassaforte. Quindi questo ancora di più si spiega la tensione che aveva la squadra nel momento che la partita era persa, tra virgolette, perché c'era tutto il tempo per recuperarlo, però nel momento che la partita siamo sentiti di averla persa, ci siamo liberati e abbiamo cominciato a fare qualche passaggio di fila. E questo è questo infatti è una tensione inspiegabile, perché comunque è vero che venivamo da due sconfitte, ma erano due sconfitte maturate, diciamo, non per grossi demeriti, perché comunque col Pontedera la partita l'avevamo fatta, anche se equilibrata e con sofferenza, l'avevamo comunque fatta più o meno come potevamo. Non abbiamo fatto male neanche ad Aprilia, dove è vero che si è perso 3-0, però in campo la squadra faceva quello che doveva più o meno, e oggi purtroppo è venuta fuori una prestazione non buona, condita da troppi errori, perché anche poi i gol che abbiamo preso sono nati da palle perse, insomma, palle perse ingenuamente. Loro ci hanno castigato alla minima occasione e quindi nulla. Dobbiamo tirarci su, dobbiamo riprendere a pensare solo a giocare, non pensare ad altro, non pensare alla classifica o comunque alla difficoltà che le squadre ti possono far trovare la domenica, perché difficoltà ne avremo sempre, dobbiamo essere pronti con lo spirito libero di giocarcela alla pari, perché così si può giocare a pallone, le tensioni non servono a nulla. È appena da 10 giorni che io seguo questo gruppo, sono stato chiamato al capezzale di una squadra che comunque secondo me aveva lavorato anche bene precedentemente, magari non è stata sorretta dai risultati.
domenica scorsa al mio esordio contro la Salernitana abbiamo offerto anche per 40 minuti una buona prova, poi magari la forza della Salernitana non ci ha permesso di fare un risultato positivo. Oggi siamo stati più bravi perché abbiamo modificato qualcosa nel nostro assetto tattico e sicuramente con una proposta di lavoro che ci può rendere utile per il futuro. E d'altra parte il Teramo ha trovato delle difficoltà a superare il nostro sbarramento di centrocampo e noi siamo stati bravi a ripartire anche con grande capacità di gioco. Quindi io ritengo che complessivamente abbiamo disputato una buona prestazione e questa prima vittoria non è frutto del caso, ma credo che sia abbastanza meritata per quello che abbiamo fatto. Eccoci in diretta, sempre sul 15, sempre su Teleponte. Gustavo Bruno, abbiamo sentito i due tecnici, ovviamente situazione diametralmente opposta. Ti segnalo, l'ho appena detto Agnia Cantagalli, che sul sito dei tifosi, il sito Il Muro dei Tifosi, c'è un messaggio chiaro: Cappellacci non si tocca. Ed è giusto che non si tocchi. Sarebbe grave se qualcuno pensasse diversamente. Allora, siccome la storia ci dice che abbiamo toccato allenatori che stavano primi in classifica, abbiamo toccato allenatori, eccetera, eccetera, sappiamo tutti. Non è da escludere niente, però se si mette in questo momento in discussione Cappellacci, come già il sito ufficiale della Teramo Calcio ha fatto una settimana fa, vuol dire che stiamo perdendo il senso della misura. Ma perché? Perché gente che ha fatto calcio, non ha fatto calcio se in Lega Pro, ha fatto calcio dilettanti, quindi devono crescere. E bisogna tornare in Lega Pro, quindi se adesso siamo tornati, si cresce tutti. Però non è l'ambiente di provincia, capito? Tocca, appunto, vabbè, voglio dire, caso, se si discute Cappellacci, chi può discutere Cappellacci? Chi? Quanta gente che senza società ha fatto Lega Pro? Tolto d'aprile. Che i tifosi abbiano questa paura, no? È perché sanno che il timoniere è capace di tutto e di più. La squadra non è tranquilla, ma certamente non è colpa di Cappellacci. Bisogna vedere la famosa lista della spesa, da chi è stata compilata e chi è andato a fare la spesa, perché io posso anche chiedere le mele golden, ma se mi porti le melucce sempre vanno bene lo stesso. Leggiamo quindi, i messaggi. Chi vuol capire, capisca. Leggiamo i messaggi. Saluto il tecnico dell'Interreggio, cioè perché? Perché so che ci segue domenicalmente il nuovo tecnico, quindi insomma lo salutiamo. Vai, Francesca. Manca la passione, il desiderio di squadra che supera le difficoltà, si chiama spogliatoio e in questo gruppo sembra mancare. C'è bisogno di un leader e torneremo a rivedere le stelle. Noi abbiamo Francesca, grazie. E questo è lo stile di Giancarlo Falcone. Però non si è firmato. Non si è firmato. Manca il leader, poi lo chiediamo a Antonio Valbuena. Andiamo avanti. Oggi la mia durezza è figlia della mia amarezza. Ho visto non giocare 11 comparse che hanno recitato un'indegna messa in scena chiamata gara. Vergogna, Antonio. Andiamo avanti, ancora prossimo messaggio. Parola del Gustavo Nazionale, spezzeremo le reni all'Interreggio e tutto andrà a posto. Madama la Marchesa, vabbè che nel calcio tutto può succedere, ma non hanno mai vinto finora. Vuoi che comincino oggi? Che ci fai col profeta Isaia? Quando l'hai detto queste cose? Non questa mattina. No, l'ho detto, quando l'ho detto? La settimana fa. Lunedì scorso. Dissi, vabbè, domenica spezzeremo le reni all'Interreggio. Stamattina però eri meno fiducioso. Sì, sì, perché durante la settimana, dopo tutto quello che è successo, che sapete tutti, e che poi qualcuno si diverte a travisare, era chiaro che la situazione stava invece tendendo un po' gufo tra virgolette. No, perché capito, non c'è stata la tranquillità. Scherzo. Prossimo messaggio. Ancora non andiamo a leggere con la nostra Francesca. Gustavo che calca le strade del gusto, ma secondo te nel caso malaugurato che esonerino Cappellacci? Chi dei quattro direttori d'aprile sorgettone di Giuseppe Peroni glielo dirà? Ma non è che, come si dice, sono un po' troppi e quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno? Speriamo che Cappellacci non venga esonerato, questo insomma, almeno per il momento crediamo, insomma, poi chi glielo dirà? Gustavo Bruno ce lo dirà lui, tieniti la risposta. Io già la settimana scorsa, dopo il 3-0 di Aprilia, lo invitai a dimettersi. Tu è vero, l'hai fatto? Ma ti perché? Ricordi? Perché so che non lo stanno facendo lavorare bene. Al di là del fattore economico che può ancora contare, ma non possiamo farci condizionare da questo maledetto denaro. Orrico a Napoli rinunciò a 800 milioni e disse: io straccio il contratto, vado a pesca, ma col Napoli non alleno più. È stato un episodio, non accade più. Io gli dissi l'unisco, vattene prima che sia troppo, rinuncia ai soldi, rinuncia a tutto, esci da vincitore fra gli applausi, perché dissi pure mo avast, parafrasando il nome del famoso locale, gli stanno rendendo la vita difficile, ma si sapeva che sarebbe successo e Foglia sarà la foglia che farà cadere il fico. Il fico, addirittura. Ci vuoi stare ancora? Staci. Fate con Moro e Torino Valbruni.
Adesso sotto con il Teramo, forza Chieti, lascio la sposa e prendo De Sosa. Saluti a tutti. Giustamente, insomma, lascia la sposa, poi magari se è una bella ragazza, mister Valbruni, no, la ospiteremo volentieri. Complimenti al Chieti e soprattutto a De Sosa. Andiamo avanti ancora. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Senza speranza, il peggior Teramo dei miei 34 anni, Vincenzo. Molto duro questo messaggio, ancora. Grazie al nostro Pietro Baldassare che ha rimodernato tutta la grafica. Gustà sarebbe? Sì. Ma visto che qua non ci sta nessuno che tira da fuori... O se ci tira non ci coglie, non ci prende. Se ci tira non ci coglie, non potevi ricalare da Senarica o Leofara qualcuno con una bella castagna? Allora, questo è un messaggio simpatico per Gustavo Bruno. Andiamo avanti, ancora basta con queste sagre delle castagne. Buonasera Gustavo, questa mattina hai detto che Teramo, L'Aquila e Chieti sono allo stesso livello, ma mi sembra che l'organico del Teramo non sia tanto all'altezza della categoria. Comunque oggi è iniziato il campionato dell'Aquila Serie C1. Questo lo giro a Valbruni, perché Gustavo si è espresso stamattina. Queste tre squadre, qual è quella più indicata per il salto di categoria? Siamo alla nona giornata, poi vorrei sentire anche Patrick Moro. Ma attualmente trovano, diciamo, delle difficoltà, chi in un verso e chi nell'altro. Il Chieti alterna dei grossi risultati a dei risultati più scadenti. L'Aquila c'è stata confusione nel periodo in cui c'era Graziani. Il Teramo, Cappellacci ha accettato questa situazione, ma sappiamo tutti che Cappellacci ha sempre detto che il Teramo è una squadra che deve raggiungere l'obiettivo della salvezza. Quindi partiamo con questo concetto, che il Teramo deve raggiungere l'obiettivo che si è prefisso. Forse delle tre è quella meno attrezzata. Patrick Moro? L'Aquila, Chieti, Teramo. Chieti, Teramo, questa è la scaletta. Poi vi chiederò se realmente manca un leader a questo Teramo. Mi dicono, grazie ai nostri colleghi, che è pronto il servizio dell'Aquila? Sì. Così L'Aquila è contento anche Patrick, che segue anche un po' il Martina. E il tecnico. L'Aquila che in casa ha pareggiato con il Martina Franca, per noi c'è il servizio di Abruzzo 24 ore. Per l'Aquila non ha avuto l'effetto sperato il cambio della guida tecnica con l'esonero di Archimede Graziani sostituito da Maurizio Ianni, che al suo esordio ha dovuto fare a meno degli squalificati Roberto Colussi e Saveriano Infantino e dell'infortunato Thomas Albanese. Contro il Martina Franca, partita da due volti in cui ad un primo tempo scoppiettante e ricco di palle gol ha fatto da contraltare una ripresa scialba e noiosa in cui nessuna delle due formazioni è riuscita a rendersi davvero pericolosa. La prima palla gol al terzo con una grande incursione in area di Ciotola, il cui tiro viene deviato in angolo da Leuci. Al sesto Triarico ci prova due volte, al secondo tentativo manda di poco a lato. Dall'altra parte, 60 secondi dopo, risponde Scarsella, che non impensierisce però testa. Ma è l'Aquila la formazione più pericolosa. Al decimo Agnello non trova la palla su ottimo cross di Carcione. Sul versante opposto cross di Marsili e Mucciante rischia il clamoroso autogol con la sfera che si stampa sulla traversa. Trascorre un minuto e Ciotola è ancora protagonista di una conclusione in diagonale che però termina a lato. Al minuto 21 arriva il meritato gol del vantaggio rossoblù. Carcione pennella un ottimo cross in aria ed è bravo Iannini a trovare la zampata vincente. L'Aquila in questa fase è straripante. Al 25esimo una clamorosa palla gol per il raddoppio. Matriarico, su ottimo cross del solito Ciotola, schiaccia troppo di testa e colpisce la traversa. La sfera termina sul destro di Agnello, ma Leuci compie una grande parata. E come spesso accade nel calcio, la formazione aquilana troppo sciupona viene punita al minuto 31 quando Marsilli, dalla bandierina del calcio d'angolo, crossa in aria un ottimo pallone su cui è bravo il terzino D'Aleno a trovare il gol del pari. Gli uomini di Ianni accusano il colpo e tornano ad essere pericolosi soltanto nei minuti di recupero del primo tempo con il solito Ciotola, bravo ad imbeccare Iannini, il cui tiro viene disinnescato in angolo dal numero 1 ospite. Nella ripresa i rossoblù scendono in campo imprimendo un ritmo decisamente più basso ai propri attacchi ed il Martina riesce a contenere agevolmente le velleità offensive di Carcione e compagni. La prima palla gol si registra al 31esimo quando Carcione calcia un'ottima punizione ma Leuci è bravo ad alzare in angolo. Il Martina risponde due minuti dopo con una conclusione di Del Core su cui testa è bravissimo a respingere sui piedi di Gambino che nel frattempo è finito in offside. L'uscita di Triarico per Piccioni non sortisce gli effetti sperati e la gara si avvia lentamente al 90esimo. L'ultimo sussulto è per una conclusione di Agnello che si perde di poco sul fondo. Al tirar delle somme il pari va un po' stretto all'Aquila per quanto fatto vedere nel primo tempo, anche se i rossoblù devono mordersi le mani per non aver sfruttato al meglio le occasioni avute per chiudere definitivamente il conto.
Presidente, una partita a due volti, un primo tempo frizzante e pimpante, una ripresa più sottotono. Sì. Vede il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Ma mezzo pieno sicuramente. Il primo tempo è stato veramente la prima metà del primo tempo è veramente stata entusiasmante. Abbiamo dato tutto il massimo e i ragazzi bravi, bravissimi. Poi chiaramente, insomma, poi andando avanti abbiamo un po' sofferto. Però io confido nel mister, vedo la squadra più unita, un po' più compatta. In pieno di Meo sicuramente un punto guadagnato per la sua squadra. Cosa ha visto in campo oggi? Ma due ottime squadre che secondo me possono dire la loro in campionato. È stata una bella partita, anche se il campo era abbastanza pesante. Noi ce la siamo giocati a viso aperto, senza... abbiamo avuto le nostre occasioni come le ha avuto l'Aquila, un pari giusto. Ma sicuramente il pareggio, non sono soddisfatto, anche perché credo abbiamo disputato un grandissimo primo tempo dove potevamo benissimo chiudere la partita. Sicuramente il campo oggi non ci ha aiutato, un campo molle, rovinato, che nel secondo tempo si è fatto sentire tantissimo. E dobbiamo migliorare nella continuità nell'arco dei 90 minuti, perché ecco, forse nel secondo tempo ci è mancata quell'energia che abbiamo avuto nel primo tempo nel creare. Ovviamente durante le interviste si commenta quello che viene detto, ma si commenta un po' di tutto. Gustavo Bruno, stai buono, fai il bravo, pensa a Leofara, Senari e quant'altro. Chiedo a Gustavo, ma anche agli altri, è giusto quello che dice Di Meo? 1-1, risultato che ci sta tutto. Tonino? Ma secondo me il risultato poteva chiudere la partita, perlomeno vedendo le immagini. L'Aquila quell'occasione che ha avuta, diciamo che poteva chiudere sul 2-0. Però alla fine è un risultato giusto, un risultato che premia, diciamo, anche l'Aquila, che è ritornata a giocare contro una squadra. Però incontrava Martina, che la domenica prima aveva subito una sconfitta pesante con il Fondi. Questo sta a dimostrare che tutte le gare in questo campionato sono difficili. La differenza lo fa l'agonismo, e l'agonismo purtroppo a volte manca in quelle squadre che non riescono a ottenere i punti, perché la C2 in campo bisogna dare il massimo. Chi ha giocatori forti, se uno ha giocatori forti, punta a un obiettivo. Se uno ha giocatori mediocri, purtroppo deve pensare ad essere fisicamente forte. Patrick Moro, sei rimasto soddisfatto? Hai rivisto il tuo amico Di Meo anche? Sì, Di Meo. Sempre combattivo. Non è cambiato per niente. È sempre lui. Dà qualcosa in più alle sue squadre. Proprio la differenza la fa sotto il punto di vista degli stimoli, degli obiettivi. Può stare il Martina nelle zone alte? Ma adesso io l'organico non lo conosco nei dettagli, però conoscendo l'allenatore penso di sì, Di Meo ti tira fuori tutto. Assolutamente. Gustavo Bruno, vuoi fare un commento o andiamo a leggere i prossimi messaggi? No, semplicemente a associarmi a quello che dice Patrick Moro. Di Meo mi ricorda un po' Simonelli, l'ex tecnico di giorno. Dà quel qualcosa in più quando hai una squadra... È un po' più loquace di Simonelli. Sì, però è uno grezzo e feroce calcisticamente parlando e sa dare quel pizzico in più a una squadra, soprattutto fuori casa, il che non guasta. Messaggi, andiamo a leggere, ne arrivano tantissimi. Allora, eccoli che stanno... Volevo dire a Cappellacci di tenere presente Mario Mosca della Beretti, che è molto bravo. 30 secondi, Patrick Moro. Sì, purtroppo adesso ha avuto un infortunio Mario Mosca al ginocchio, quindi non si andiamo sa. A Lourdes. Però insomma non è il solo ragazzo bravo delle... Poi ne parleremo, voglio sentire un po' situazione delle giovanili del Teramo. Ma l'ha già preso in considerazione comunque, ha fatto la preparazione con la prima squadra, quindi è considerato molto. Il problema dell'Aquila ha un nome e un cognome, Ercole Di Nicola. Finché questo personaggio sarà il Deus ex machina dell'Aquila Calcio, non vinceremo mai nulla sul campo. Un saluto a tutti e un attestato di stima a mister Valbruni, uomo schietto e autentico, oltre che competente. Complimenti, rigiriamo a Valbruni. Su Di Nicola è un altro elemento che torna. Lo avremo nelle prossime puntate, ospite nei nostri studi. Andiamo avanti ancora, prossimi messaggi. Non sarebbe l'ora che il San Nicolò esonerasse l'allenatore e mettesse in campo qualche calciatore nuovo invece dei soliti? Tra poco andremo a vedere anche il servizio del San Nicolò, non ci facciamo mancare nulla. Prossimo messaggio, poi voglio sentire. Celano protagonista la terna arbitrale, una gara generosissima dei ragazzi di Pierleoni penalizzati da questi pseudo direttori di gara. Purtroppo poi quando si sta in fondo, insomma, tutto va, no, Gustavo, ad arricchire le difficoltà. In questo caso anche la direzione arbitrale di oggi ha lasciato molti dubbi. Andiamo ancora avanti, prossimi messaggi.
Ma con giocatori come Novinic, Foglia e Valentini è un centrocampo inesistente, povero Cappellacci. Si torna sul tema del centrocampo, prossimo messaggio ancora. Novinic, per favore, lascia perdere, fa rimpiangere Cerchia. Insomma, ancora. Ancora un altro messaggio, poi ci fermiamo. Manca Vitone. Manca Vitone. Che si associa a Novinic. Che si associa sempre al discorso Novinic, Coletti sì. E quant'altro. Gustavo, manca Vitone? Beh, se per sostituirlo ne abbiamo utilizzati 7-8, ancora non troviamo il suo naturale sostituto, è chiaro che qualcosa... Ma ci sono tanti direttori in grado, certamente, basta, di fai consigliare. Il bravo, sì, sono bravissimi. No, tu fai il bravo. Qui nascono tutti i direttori, o presidenti di banche o direttori. Nessuno che cominci dal basso. Moro ha cominciato dal basso e fa l'allenatore delle Lievi Nazionali. Sei direttore? No. No, ancora. Non ancora, però ecco. No, dai, sì. Quando è bella sta città. Anche perché Vitone è sempre in dubbio a Chieti, quindi anche Chieti non è che sono molto contenti di Vitone. Infatti, quindi potrebbe anche tornare. No, dicevo appunto questo, che qualche giocatore trova più l'ambiente più adatto in un ambiente... Anche se io adesso vorrei lanciare, come il buon Mosca, una bomba. Attualmente non è contento di stare a Catanzaro Fioretti, che lo scorso anno col Gavorrano ha fatto ben 36 gol. Siccome vuol trovare squadra, diamoci da fare. Mister Balbruni solitamente quando lancia queste perle perché sa insomma qualcosa. Allora, altri due messaggi? Leggiamo un'altra due o tre e poi andiamo a vedere il servizio del San Nicolò. Caro presidente, apri gli occhi, se ti vuoi salvare chiama il mister Florimbi, non aspettare, è di esperienza. Prossimo messaggio, Florimbi, anche lui è sul mercato. Il problema del Teramo è il centrocampo, senza tecnica e fantasia con Vitone e Borrelli era un'altra cosa. Acquisti tutti sbagliati, Cappellacci non si tocca. Torna a questo tema. Allora, facciamo così, ci fermiamo con i messaggi, poi continueremo. Voi so che ci state scrivendo perché è arrivato il momento di seguire, perché poi tra poco dovremo parlare con Patrick Moro di questa bella partita domani sera a Solidarietà Mondiale che ci sarà allo stadio. Speriamo che il tempo possa assisterci tutti e vi ricordo che insieme a noi a condurre la serata ci sarà Marco Civoli, quindi un altro volto importante del panorama nazionale insieme ai tanti grandi protagonisti, insieme ai tanti giocatori. Però è arrivato il momento di andare a vedere la trasferta del San Nicolò. Purtroppo sfortunata. Con l'Agnonese, sì, andiamo a vedere Agnonese-San Nicolò finita 2-1. Un incomodo terzo in campo al Civitelle non regala lo spettacolo cui ci ha abituato l'Olimpia Agnonese di questo campionato. Il vento, che soffia gelido e imperterrito sul campo di gioco e non permette alle due squadre di esprimersi al meglio. Poi l'Agnone però riesce a battere persino Eolo, oltre al San Nicolò. La partita finisce 2-1 e succede tutto nel secondo tempo. Ma andiamo per gradi. La prima frazione di gioco sente il primo squillo al sesto minuto con Keita e la sua mezza rovesciata, ma il Maliano sfiora il palo. Al dodicesimo il San Nicolò ad avere un'occasione su calcio di punizione battuto da Capparella che va al lato di pochissimo. 24esimo, stavolta è l'Agnone che ha un'opportunità su calcio piazzato con parti Pilo, ma Biasella respinge di pugni. Al 34esimo è brivido per i padroni di casa con Pizzutelli che dal cuore dell'area non inquadra lo specchio della porta per pochissimo. Mentre al 39esimo Ricamato, servito da Keita, va alto. Sullo 0-0 dunque si va tutti negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'inizio è scoppiettante. Ad appena 57 secondi Ragazzu infila la rete, ma è solo un'illusione. La bandierina alzata dell'assistente di gara infatti non gli lascia scampo. Tutto regolare invece qualche secondo dopo, quando Ricamato con un pallonetto riesce a svoltare il risultato portando i suoi sull'1-0. Neanche il tempo di rallegrarsi, che subito c'è una punizione decisiva per il San Nicolò. La batte Capparella al terzo minuto, riportando la parità in campo. Siamo al 21esimo e Granata possono gioire ancora, grazie all'assist di Sivilla per Keita, che infila il gol della vittoria. Non accadrà quasi nulla fino alla fine del match, tranne un paio di tentativi di allungare le distanze da parte dei padroni di casa. Al 25esimo con Pizzutelli dalla distanza che trova pronto Biasella e al 31esimo con Leonetti, ma il numero 1 ospite blocca. L'Olimpia Agnonese, pur non brillando come al solito, riesce dunque ad incassare 3 punti d'oro che lo fanno volare alto in classifica. Il San Nicolò se ne torna in Abruzzo con l'amaro in bocca per l'ennesima sconfitta che lo inchioda ancora in coda alla classifica. Allora abbiamo visto i servizi del Teramo, dell'Aquila e adesso quello del San Nicolò. Tonino Valbruni, certo il momento
non è dei più favorevoli. Non c'è tregua per il Sanico, si continua a perdere. È realmente così salda la panchina di Amici? Ma sicuramente si sta dando tanta tranquillità al tecnico, che merita anche diciamo, di continuare il lavoro. Evidentemente la società ha ritenuto opportuno di proseguire con De Amicis, è una società che lo lascia lavorare tranquillo, i risultati non sono favorevoli, ma penso che tutto sommato la squadra non si esprime male. Diversi episodi di incertezza, anche la fase conclusiva manca, però adesso, oggi perlomeno sentendo un po' le cronache, ha disputato una grande gara, è stata punita, c'è il solito giocatore di esperienza che alla fine riesce, però non si è vista l'immagine, ma c'è stata un'occasione sull'1-1 di Costantino, che dice che solo davanti al portiere, diciamo nella ripartenza, poi San Nicolò ha perso la gara. Però è da ammirare una società che sta dando fiducia al tecnico. È abbastanza raro, non nel mondo. È rarissimo, quindi c'è una certa maturazione, quindi tutti quanti vorrebbero allenare in questo momento il San Nicolò. Certo, che 5 punti all'attivo sono veramente, veramente pochi. Sono pochi perché illudendoci della prima gara contro la San Benettese, dove aveva dimostrato veramente di essere una squadra forte, ma anche nel precampionato aveva vinto addirittura a Chieti, in amichevole, aveva vinto in Coppa Italia a Civitanova, aveva pareggiato a Recanati, il quale Recanati oggi ha fermato l'Ancona. Tra poco vedremo anche il servizio. Anche se Recanati ha cambiato il tecnico, c'è Fontana, c'è a Recanati, quindi è stato cambiato anche il tecnico. E non riesce a vincere in casa, la partita con l'Isernia, 2 pareggi e 5 sconfitte. Questa vittoria di Fidene ci aveva illuso, perché addirittura diciamo con un grosso risultato di ben 4 gol. Quindi, però ripeto, adesso domenica c'è un incontro importante contro l'Astrea, sicuramente bisogna ricompattare un pochino la società. L'Astrea che oggi ha battuto l'Angolana, partita tra l'altro molto pirotecnica. Ma io sono convinto che è una squadra che si riprenderà tranquillamente, anche perché ha giocatori di una certa esperienza, Piccioni, Capparella, adesso lo stesso ragazzo, gente che ha fatto calcato campionati di serie superiore, dovrebbe portare quell'esperienza giusta nello spogliatoio ed aiutare eventualmente il tecnico a una risalita. Voglio sentire Patrick Moro. Certo, nel calcio è raro avere così tanta fiducia, no? Sì, ma il San Nicolò... Forse possiamo vedere la classifica di Serie D grazie al nostro Pietro Baldassarre. Purtroppo adesso la situazione è veramente, veramente brutta. Sì, però il San Nicolò, insomma, negli anni, io ci ho giocato anche qualche anno, ha sempre adottato questa politica qua di andare avanti, quando prende una decisione, di andare avanti fin quando proprio è possibile. Adesso la classifica, vedendola così, è brutta, però non è per niente compromessa. Con i 3 punti si fa presto a risalire. C'è da dire anche che una squadra che fa 5 sconfitte consecutive, come diceva Gustavo prima, per la legge dei grandi numeri. Prima o poi, insomma, poi quando poi i risultati saranno positivi, sicuramente faranno qualche più di un risultato di fila positivo e la classifica già a Natale non sarà sicuramente questa. Gustavo, Patrick Moro e Torino Valbruni sono molto fiduciosi. Il tuo punto di vista? Il punto di vista è che... Adesso si sono tutti espressi per la riconferma settimana fa, no? Di Amicis. Adesso come fai a tornare indietro, a dire lo esonero martedì? Quindi adesso tutti quanti ci hanno messo la faccia su questo allenatore. E probabilmente c'è qualcosa che non funziona, perché Capparella dice entriamo in campo, sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare, dopo 5 minuti ci squagliamo. Quindi evidentemente c'è qualcosa nell'autostima di questa squadra che non funziona. Io, se comandassi io, l'avrei già esonerato 4 domeniche fa. Ma tu mandi via i direttori, Poi quando ti metti in fondo, Moro che dice che gli avversari vanno a vedere la classifica. La classifica è la prima cosa che fanno quando si fa la passeggiatina e arriva la terna arbitrale. Comprano la gazzetta e vanno a vedere la classifica. Non c'è sudditanza psicologica. Però quando vedi che sei ultimi 5 punti, la scena c'è la 17, che vuoi fare? Devi andare all'Urs, ma rischi di trovare chiuso. Gustavo, abbiamo tanti messaggi. Scusami, oggi Sonia Guazzieri, che salutiamo, grande telespettatrice, grande tifosa del Teramo, ci ha portato, come ogni domenica, ci ha fatto molto piacere,
è un excursus, dei piccoli dolci, dei dolci per tirarci su in quella che è la domenica lavorativa. E mi ha detto: Sonia, quando arriva Gustavo lasciatene uno per lui, perché lei aveva sentito in trasmissione, dice vi seguirò da casa, no, Gustavo sarà con noi questa sera, quindi alle 2 già si sapeva. E ti ha lasciato questo dolce, detto, ma Gustavo ti è piaciuto questo dolce di Sonia? La mia sorella di latte Sonia sa che io preferisco il salato, quindi se che cos'era questo dolce? La cosa fantastico. Con amaretti di saronno con panna in mezzo. Esatto. Questa è una piccola digressione, Patrick. Il salato in questo periodo di novembre, le castagne, io lo preferisco. Mo, vedi tu, una telefonata ti allunga la vita. Tanto ormai stiamo debordando. Salutiamo la nostra Sonia Guazzieri, poi faremo anche gli auguri a una piccolissima telespettatrice che so che ci segue sicuramente. Tanti messaggi, andiamoli a leggere. Leggiamo. Eccoli qui che arrivano. Cappellacci è di un'altra categoria, come persona e come allenatore, la squadra è stata indebolita, Di Giuseppe ha fatto la spesa dai cinesi. Però insomma poi bisogna vedere quando si fa la spesa che budget si ha a disposizione. Ma io su questo non sono d'accordo, non sono d'accordo perché quando si fa una campagna acquisti, io come tecnico mi confronto con la società, mi confronto col direttore sportivo, ho in i soldi. Base però al budget, no? Sì, però sì. Ho anche quello che mi piace mangiare. Se io per un tipo di gioco devo prendere un giocatore che mi dia interdizione, prendo un giocatore che mi dia interdizione, uno che è in avanti, eccetera, la squadra la completa, non posso accettare, se no altrimenti, come giustamente diceva Gustavo, bisogna avere anche il coraggio di dire, dice, io questa squadra non l'alleno perché questa squadra può avere dei problemi. Quindi qualche volta bisogna cercare di avere anche coraggio e non guardare soltanto, diciamo, al fatto economico, perché se c'è bisogno di giocatori che devono rinforzare questa squadra, bisogna battere i pugni sul tavolo. Messaggi, ancora altri messaggi, sono arrivati tantissimi, adesso andiamo un po' rapidamente, abbiamo ancora una pubblicità. Valbruni, preparati, la panchina ti aspetta, ti spetta di diritto. Quale panchina? Questo non lo so, adesso lasciamo non questo. So, quella di domani sera. Quella di domani sera, tra poco intanto, ne parliamo. Intanto c'è quella. Domani sera io e Pulitelli almeno. Allora, poi quella. Parleremo di questa coppia. Facciamo giocare Moro, sì. Beh, ho avuto tante pressioni, ma... Prossimi messaggi. Ancora, eccoli qui che arrivano. Convocate Mosca Mario appena si rimette dall'infortunio. Si torna su Mario Mosca, in bocca al lupo per la guarigione. Grande mister Moro, peccato che nella squadra manchi la difesa, l'avevamo e anche ottima. Penso si riferisca al Teramo, non alla squadra allievi nazionali? Questo è da vedere, insomma, magari sì. Se qualcuno ci segue ci può ancora scrivere. Ancora prossimi messaggi. Questi risultati non possono sorprendere, sono figli di una campagna acquisti e cessioni assolutamente inadeguata. Giocatori forti mandati via, riconfermati solo giocatori normali. Giocatori acquistati, inguardabili, mai visto un Teramo così scarso nella storia del nostro calcio. Peccato, dalla prossima gara interna rimpiangerete anche i 600 paganti. Non verrà più nessuno. Molto duro. Io devo fare una precisazione però che Ania Cantagalli, giustamente che era allo stadio, mi ha corretto. I paganti, Ania correggimi se sbaglio, erano 290 circa e 90. Gli abbonati, quindi si era intorno alle 400 unità, faccio questa precisazione e il dato deve far riflettere perché è un dato veramente, veramente allarmante, vuoi per l'ora il cambio dell'orario, vuoi per la crisi, vuoi per il freddo, però insomma 400 spettatori per una squadra tornata in Lega Pro, c'è qualcosa che non funziona? C'è qualcosa di nuovo nell'aria, anzi d'antico, io vedo intorno che sono nate le rose. Oggi come ho sei? Modificato, però chi vuol capire? Chi vuol capire capisca. Andiamo avanti. Madonna come siamo sottili oggi. Non lo teniamo più questa. Se Cappellacci ha voluto lo sloveno e Foglia, deve essere mandato via subito. È pericoloso, mandatelo fra i dilettanti. Ma questo poi bisogna vedere se è stato Cappellacci che ha voluto Novinic e Foglia. Ragazzi, ancora. Non dimentichiamo che i rapporti, lo sanno tutti, non dico nulla di nuovo, i rapporti da 2 anni fra Cappellacci e Di Giuseppe sono 2 separati in casa, moglie e marito che vivono sotto lo stesso tetto, ma non si parla. Lo sanno tutti. La campagna acquisti sta fatta dai cinesi, forse significa che quando prendi Berardino, un grandissimo professionista, e dopo 3 mesi che non gioca, ti accorgi che forse deve essere rioperato. È stato un errore. Quando ti accorgi dopo 50 giorni che Bucchi non può ancora giocare, è un errore. Quando vedi che però c'è stato un infortunio in quel sì, caso. Sì, vabbè, ma 50 giorni ci è voluto per stabilire che l'infortunio. Quando rientrerà? Ma il problema novembre, dicembre, gennaio. Certo, quindi è chiaro. Pesa l'assenza. Prossimi messaggi e poi dovremmo avere tra poco anche un collegamento telefonico. Gustavo?
Quando arrivano sti punti, credo, di penalità? No, speriamo mai. Mai, però a dicembre ci sta il secondo controllo. È vero, c'è il controllo dei contributi, sì, e quant'altro. Speriamo che per il Teramo non ci siano punti di penalizzazione. Ancora messaggi? Era la partita odierna l'occasione di vedere Meni Cozzo, anche perché oggi Iannini era inguardabile, ma Ianni non ha avuto il coraggio di farlo. Qui ci riferiamo all'Aquila, certo. Ianni è arrivato da pochi giorni, credo che debba un po' studiare tutto l'organico a sua disposizione. Non so se abbiamo qualche altro messaggio, altrimenti pregherei la regia tra poco di fare quella telefonata in qualche modo che ci permette di introdurre, di aprire una parentesi sulla partita di domani sera, e poi avremo altri servizi. La terna arbitrale è andata a favore del Celano perché ha annullato un gol a Puglia regolare. Sì, perché quindi, Puglia è della San Benedettese. E qui in questo quindi caso si è voluto ricollegare al messaggio precedente. Messaggio precedente. Lo ringraziamo, il telespettatore. Allora, ci fermiamo un attimo. Ah no, c'è l'altro. Okay. Calabrese sempre nelle prime 8 posizioni, non andava bene. Questo presuntuoso sempre in zona retrocessione va bene. Vabbè, presuntuoso lo mettiamo, insomma, lo cassiamo, però... qui il riferimento è tra Calabrese, che insomma è andato sempre molto bene, Patrick. Sì. Allora, De Amici si è fatto peggio di Montani. Sì, sì, ci fu l'esonero in quel caso di Montani, insomma una brutta situazione adesso a San Nicolò. Vedremo cosa deciderà il presidente Di Giovanni. Allora, non so se possiamo andare avanti con i messaggi, non ho capito bene. Mister Valbruni? Persona vincente. Persona vincente, ti aspetta la panchina. Allora, diciamo così, intanto... Mi dicono che in collegamento telefonico ci fa molto piacere ed introduciamo la partita che domani sera si svolgerà a Teramo alle 20:30 allo stadio di Piano d'Accio per beneficenza. Abbiamo uno dei grandi protagonisti di questa partita, mister Beppe Dossena. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Mister, guardi, noi la ringraziamo innanzitutto per questo suo intervento telefonico, ma soprattutto siamo pronti, lo abbiamo fatto già da 2 settimane, a lanciare un ulteriore invito alla tifoseria teramana, agli appassionati di sport, ad essere presenti domani sera per questa sfida tra il gruppo, diciamo così, possiamo chiamarlo tra virgolette, mi passi il termine, delle star, e il gruppo naturalmente di Fare Express. Alla fine però chi vincerà sarà soprattutto la solidarietà, giusto? Sì, quindi speriamo che venga molta gente, noi ci saremo, siamo lì a portare il nostro contributo, quindi speriamo che sia una bella giornata di sport. Ecco, possiamo dire alcuni dei nomi che domani sera arriveranno qui a Teramo? Beh, sicuro Antonioni, Gentile, insomma, gente che ha fatto la storia del nostro calcio, ecco. Beppe Dossena, ovviamente. Beh sì, meno di loro. Mister, a che ora arriverete qui in zona? Così insomma anche tutti gli appassionati potranno un po' regolarsi, perché la partita inizia alle 20:30, poi nel pomeriggio ci saranno le scuole calcio, però so che voi arriverete nel corso della giornata, no? Già. Sì, sì, siamo ognuno molto sparsi perché veniamo da un po' di palla. Perfetto, qui abbiamo in studio Patrick Moro. Prima ci chiedevamo, dice Patrick Moro, non so, che ha avuto un'esperienza. Sì, ho fatto le giovanili alla Sampdoria e ho avuto il piacere di allenarmi anche con Beppe Dossena. Adesso non so se ci sei, sì, Beppe. Sì. Allora, passato sì. Un po' di anni, eh. Sono passati, non diciamo quanti, però un po' di anni. No, insomma, no, tu eri... no, qualcuno. Sì, avete vinto la Coppa delle Coppe quell'anno lì, insomma, sono bei ricordi. Beh, era un gruppo bellissimo. Sì, esattamente. Mister, che dice, facciamo giocare domani sera Patrick Moro nella squadra di Fare Express, sì, 45 Beh, minuti. Certo. Qui, certo, ci mancherebbe, giocheranno tutti, quindi ma certamente c'è spazio, anche perché non ce la facciamo. Ma hanno detto che ti devo marcare a uomo domani, allora. No, lascia perdere, non ti faccio lavorare allora. Grazie davvero, grazie a Beppe Dossena per la sua simpatia e disponibilità. Ciao, domani. L'appuntamento è per domani sera a Teramo. Grazie a voi, a domani sera. Arrivederci, ciao. Grazie. Allora, facciamo insomma chiarezza ulteriore, ma ne abbiamo parlato tanto. Domani sera alle 20:30, grande partita di beneficenza per i terremotati dell'Aquila e dell'Emilia. Insomma, sarà una grande festa. Iniziativa di Fare Express, questa nuova azienda nata da qualche mese a Teramo, che insomma ha organizzato questo evento importante, quindi invito tutti i tifosi di Nazionale Master, quindi così Antonioni Dossena, e poi e gli ex professionisti della Teramo Calcio, quindi saremo io, Fabrizio Catelli, che anche è stato ospite la scorsa settimana, titolare della Fare Express, insomma collabora con l'azienda,
e, insomma, tutti, forse Andrea Di Serafino, tutti quelli che hanno giocato a Teramo qualche anno fa. E in panchina, Valbruni e Pulitelli. Ma io devo aprire, quando torno a casa, le buste. Le buste. Chi offre di più gioca. Chi offre di più gioca. Vabbè, a Moro tre quarti d'ora gli possiamo Moro, fare. Beh, deve marcare Dossena. Deve marcare Dossena, insomma, assolutamente. Mister, la coabitazione con Pulitelli mi piace, no? Beh, questa Pulitelli coppia ha fatto la storia del calcio anche della Valbruni mano. Sì, abbiamo fatto la storia. Quelli che hanno fatto la storia nel calcio della mano sono Gustavo Brun, giornalista, Di Francesco, giornalista. Però voi state fuori. Questi dal 69 che scrivono, quindi... Ha detto una cosa molto cattiva tra le righe. Sì. Ha detto, però voi state fuori. Ma il calcio è così oggi. Misteri del calcio. No, i misteri del calcio. Ci sono i cosiddetti... Bisogna però portare, un merito, Valbruni nazionale, è stato un anno con Cambitelli e ha resistito? Sì, è vero. Lo vedi? No, diciamo, ha fatto anche il record di punti. Sì, va bene, ma questo è un'altra storia. Come è un'altra storia, come direbbe Gustavo. No, domani sera alle 20:30. Allora, facciamo così, abbiamo altri messaggi, abbiamo due servizi e poi vorrei parlare del settore giovanile del Teramo Calcio, anche degli allievi nazionali con Patrick Moro. Facciamo una cosa, andiamo a vedere questo servizio dell'Ancona, perché lì c'è Borrelli, c'è stato il nuovo allenatore della Recanatese, è la grande favorita che però inizia un po' a zoppicare, che dici? Sì, il pareggio in casa dell'Ancona con la Recanatese è finita 1-1. Il secondo pareggio consecutivo frena di nuovo l'Ancona e le rovina il trend che finora aveva alternato regolarmente, la vittoria al pari. La rediviva Recanatese, dopo 4 KO filati, esce indenne dal Conero, condannando la squadra di Gentilini a una settimana tesa in vista del derby contro la Samb, perché la prestazione di Ruffini e compagni non ha per nulla soddisfatto il pubblico che ha accompagnato il finale con invettive e fischi. Una squadra, l'Ancona, confusionaria, quanto mai veramente messa alle corde dagli ospiti. Ma davanti continua a pungere pochissimo. Alla 18esima Alvino centra da destra, Traini, che sembra sul pallone, non accenna alla deviazione. Paniccià corre un altro rischio al 27esimo, cross basso di Barilaro e Olcese sotto porta trova solo l'esterno della rete. Il pallino del gioco è nelle mani della formazione di Gentilini. Al 28esimo ci prova Alvino con un potente sinistro dal limite di controbalzo, alto di poco sulla traversa. Alla mezz'ora è la volta di Ruffini che calcia di sinistro ma trova l'opposizione di Paniccià, che però non pare un granché, soprattutto sulle respinte. Un esempio al 37esimo, solo che la ribattuta in diagonale in rete di Traini avviene con la punta dorica in fuorigioco. Come sempre allora per sbloccare ci vuole un calcio piazzato, eccolo, Borrelli calcia in porta, altra respinta corta di Paniccià e il primo ad arrivare sul pallone per il tap-in è Alvino, minuto numero 40. Nel finale di tempo si fa vedere anche la Recanatese, Di Marino impegna Darsi alla deviazione in corner. La squadra di Baldarelli prende coraggio e inizia forte la ripresa al sesto. Barilaro atterra in area Latini. Dal dischetto Jacoponi spiazza Darsier e rimette in equilibrio il risultato. L'Ancona subisce il colpo, si ributta in avanti, ma non c'è organizzazione. C'è caos, confusione, casualità che producono un sinistro dal limite di Ruffini che finisce sul fondo e al 38esimo una deviazione sotto misura di Olcese sventata da Paniccià. Troppo poco per meritare di vincere, per guadagnarsi gli applausi del pubblico e per pensare con serenità al big match di Riviera delle Palme di domenica prossima. Eccoci studio, ancora 15 minuti circa e allora mi dicono che abbiamo i gol della partita salernitana Campobasso. 2-0 per la Salernitana. 2-0, eccoli qui che arrivano. Molinari gol. Molinari Montervino. I gol è quello. Questo è il gol alla Molinari, insomma, guardate un po' la curva lì, insomma. Ogni domenica c'è quel piacere nel vedere una curva così piena, forse la squadra che alla fine è destinata un po' a staccarsi o comunque a raggiungere e aprire le altre. E qui c'è invece la seconda rete della formazione della Salernitana, oggi c'erano 4.800 paganti per quanto riguarda la partita Salernitana-Campobasso e qui c'è il calcio di rigore che verrà trasformato da Montervino. Certo, Gustavo, qui il cambio in panchina Galderisi-Perrone è stato determinante, ma a me fa molto piacere che Molinari stia andando bene perché è un ragazzo, un vero professionista. Noi a Teramo l'abbiamo avuto, ce lo ricordiamo. Poi andò a Avellino, è stato con Zemma, hanno avuto i suoi problemi, è stato anche a Lanciano, quest'anno ha ritrovato la giusta compattezza interna fisica che gli sta facendo onore. Io sono contentissimo per lui perché è uno dei tanti professionisti, uno ce l'abbiamo qui, che in questa città è passato e ha lasciato un grandissimo ricordo. Adesso non per fare il vecchio trombone, ma ci sono tanti altri giocatori che hanno la targa Teramo, c'è Terlizzi, c'è Pepe, e ci sono tanti altri, quindi il calcio si fa dal 1913.
Prossimo anno c'è Cannoli. Bravo. E allora andiamo a vedere messaggi che arrivano. Messaggi, poi abbiamo l'ultimo servizio, quello del Termoli, per rimanere in Serie D ovviamente. E allora? Volete vincere un campionato? Basta avere in panchina il mister Valbruni, allenatore con 9 campionati vinti. Un abbraccio dal tuo amico caro. Qui dobbiamo capire chi è l'amico caro, però insomma, grazie. Grazie per questo messaggio. Ancora, prossimi messaggi. Con giocatori a corto di preparazione, il secondo tempo sono calati vistosamente. Gianni, perché non ha fatto le sostituzioni? Ma chi è il preparatore? È stato sostituito? Questo lo chiederemo la prossima settimana, perché contiamo di avere degli ospiti dell'Aquila. Si parla di una preparazione atletica un po' in ritardo per quanto riguarda la formazione aquilana. Ancora messaggi che andiamo ovviamente a leggere. Eccoli qui. Patrick Moro, storia di un grande amore dal tuo tifoso canzanese. Sappiamo chi è il tifoso? No, il tifoso, vabbè, a Canzano abbiamo fatto un bell'anno. Bell'anno, un anno. Qualche tifoso ci sarà. Peccato quell'epilogo finale, molto rocambolesco, che sarebbe stata davvero una promozione. Del calcio, dai. Una promozione storica sarebbe stata. Andiamo avanti, prossimo messaggio. Non è vero che sul gol mangiato di Costantino sulla ripartenza abbiamo preso gol. Semmai su un gol annullato a Ragazzu abbiamo preso gol. Ci vediamo domenica, Valbruni. Ciao. Come ci vediamo domenica, Valbruni? No, forse perché vado a vedere la partita. Oh. Ah, ecco. Andiamo avanti. Altri messaggi. Gustavo, secondo te un allenatore professionista può compensare una società dilettantistica? Jerry? Che vuol dire può compensare? Può compensare? Sì, può compensare. Ecco, un allenatore professionista. Beh, questo è da criptare, questo messaggio. È un messaggio molto sottile, insomma. Andiamo avanti. Lasciamo perdere la risposta di Gustavo, se no diventa pericoloso. Volevo ricordare che Di Nicola ha preso ottimi giocatori. Non può essere bravo quando si vince e contestarlo quando si pareggia o si perde. Al signore precedente voglio dire che in campo ci vanno i giocatori, non Di Nicola. Questo non ci sono dubbi, un po' una regola. Andiamo avanti. L'angolana è sempre andata in gol in queste 9 partite. Vespa ne ha fatti 4. Nessuno di voi l'avrebbe mai detto. Il San Nicolò è dietro e ci resterà sino alla fine. Qui oggi festeggiano solo i gufacci. Devo dire che l'angolana ha stupito un po' tutti. Oggi peraltro è stata molto sfortunata sul campo della Strea. Ancora abbiamo altri messaggi? Ci fermiamo qui? No, eccolo. Caro Presidente, quando rientriamo dalle 2 trasferte, sperando di non averle perse entrambe, deve mettere i biglietti tutti a 5 euro se vuoi riappacificarti con il pubblico. Qualcuno si è lamentato del costo dei biglietti della tribuna, 18 euro, che sicuramente di questi tempi non è un prezzo basso, soprattutto considerando... Posso spezzare una lancia in favore di Ercole Di Nicola, che conosco soltanto di vista, non ci siamo mai presentati. C'è stato un anno in cui faceva il consulente mercato a Giulianova, giocava col Morro e faceva la squadra all'Aquila. Può essere che in questi anni non è migliorato, se tutte le colpe sono sue, attenzione insomma, no? Poi andate nelle fontane, vi sbracciate le mani, grande Ercole Di Nicola, quindi... No, tutte queste colpe di Ercole, insomma, mi sembra sono un po' troppe. Non ci siano, no? Prossimi messaggi, vi ringraziamo. Mister Valbruni, notaresco ti aspetta. Ma guarda quante panchine stasera. Attenzione. Valbruni è molto silenzioso, ma aspetta. Sta meditando. Ancora altri messaggi, non so se ce n'è qualcun altro, altrimenti vediamo il servizio del Termoli e poi parliamo con Patrick Moro. Questo l'abbiamo letto. Avendo uno X su Teramo. Su Teramo da Giuliese mi viene da ridere. Vai Denisio, la presentatrice. Bellissima, grazie. Qui ho capito che questo telespettatore, insomma, è rimasto con la scommessa in mano. Insomma, però da 500 euro perso. L'1X al Teramo, insomma, è pesante. Però oggi poteva starci tutto l'1X. E andiamo avanti. Gustavo, 2 orologi, uno per l'ora solare e l'altro per l'ora legale. Saluti. Gustavo, dove sono 2 orologi? No, 2 orologi. Ci sono, sì. Sì, è vero. Va bene, hai notato anche l'ho notato anch'io prima. Ok. Come stiamo messi? Ho chiesto se era un vezzo. Vitone, Borrelli, Masini, riprendiamoli. Ma non tornano. Tutte e 3. Borrelli, ricordiamo, è all'Ancona, Masini è ad Ischia e Vitone è a Chieti. La gioia più grande per un giuliese è avere un presidente ultras. Sì. Grazie comunque vada, senza padroni. Senza padroni. Domani si parlerà di eccellenza durante la trasmissione fuori campo con l'Inno Nazionale. Abbiamo terminato i messaggi? No. Prezzi più alti di tutti i gironi, squadra costruita male, così si spiega il poco pubblico, società rimasta nei dilettanti. Questa è una dura critica al Teramo Calcio. Fermiamoci un attimo.
Questa sera la collega in studio è molto affascinante, complimenti vivissimi. Simone, facciamo un primo piano alla nostra Francesca, non ne ha bisogno, no. Però visto che ci sono tantissimi grazie. Complimenti. Puoi scendere pure un po'? Li prendo. Micidiale. No. Va bene così, ok. Va bene Francesca. Così. No. Va bene. Facciamo così, andiamo a vedere l'ultimo servizio del Termoli che ha vinto, restiamo in Serie B. 4 gol in casa contro la Città di Marino. Il Termoli continua lo score positivo, lo fa battendo per 4-0 il Città di Marino, ultima della classe che si presenta al Gino Cannarsa con il chiaro intento di portare via un punticino da una trasferta molto difficile. Presente il grande pubblico sugli spalti del Gino Cannarsa, pochissimi sostenitori arrivati dal centro laziale. Pronti via, il Termoli studia l'avversario per una vittoria che la formazione giallorossa vuole a tutti i costi e cercherà di concretizzarla già dalle primissime battute. Questo il grido di Giacomarro, si incomincia all'ottavo con questo timido tentativo di Quadrini in corsa con il sinistro e non inquadra lo specchio della porta. Sul primo vero affondo la formazione giallorossa trova il gol, quello che praticamente mette subito il Termoli in vantaggio. E prima però c'è questo tiro in corsa da parte di Mercurio con la palla sul fondo. Il gol del Termoli arriva al 17esimo e Miani, che entra in contrasto con il portiere, tocca il pallone ma tocca anche l'avversario Miani. Sulla sfera c'è Bartolini che va a finalizzare con il sinistro il gol del vantaggio della formazione giallorossa. Il direttore di gara è lì a due passi e concede la regolarità del gol. La risposta sempre del Termoli con il colpo di testa in corsa da parte di Mercurio con la presa facile da parte del non entrato portiere Rampi della formazione del Città di Marino. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, si vede Caravaglio che mette in mezzo un pallone d'oro per Viteritti che prova il tiro in corsa, la palla va a far la barba al palo e termina sul fondo. 18esimo, la pennellata vincente è di Cianni, il colpo di testa e di Bartolini che va a timbrare il gol del 2-0, quello che mette a sicuro momentaneamente il risultato per la formazione giallorossa e per il capitano del Termoli è il sesto centro. Termoli che macina ancora gioco, vuole il gol, quello del 3-0, e qui è Bartolini che si fa ribattere la conclusione con i piedi dall'estremo difensore Rampi del Città di Marino. Ancora Termoli e ancora Bartolino vicino al gol, riesce a preparare il sinistro in corsa, però Rampi gli chiude lo specchio della porta, gol che praticamente è nell'aria e vicino al gol la formazione giallorossa con Bonanno che crea in mezzo per il colpo di testa vincente dell'ex di turno Simone Miani che si eleva, lascia tutti di stucco e va a realizzare di testa il 3-0 per il Termoli, il suo quinto sigillo stagionale che insieme a Sedi Bartolini fanno 11 gol in questa stagione per la coppia termolese. Finale di tempo 47esimo, c'è gloria anche per l'under brindisino Caravaglio che dalla media distanza esplode il destro che si spegne in fondo al sacco per il 4-0 del Termoli, una vittoria che ci sta tutta contro il fanalino di coda Città di Marino. Termoli che festeggia un risultato importante di prestigio ma soprattutto vede con le 3 vittorie consecutive la zona medio-alta della classifica e la zona altissima che è sempre più vicina al Gino Cannarsa. Vince il Termoli che batte il Città di Marino per 4-0. E allora ultimi 5 minuti, gli ultimi messaggi rapidamente li andiamo a leggere, vi ringraziamo perché ci avete scritto in tanti. Io vado sempre allo stadio e pago il biglietto come altre 600 persone. È giusto che 11 damerini come quelli di oggi prendano in giro i veri tifosi? Antonio. Si torna su questo tema di una squadra che è stata poco grintosa, poco determinata. E non è positivo quando una squadra deve lottare per salvarsi. Ancora, prossimo messaggio. L'SMS della scarsa difesa era per Moro. Comunque sei grande. Comunque sei grande. Qui, anche questo è criptico, va bene, andiamo avanti. Avevo detto che erano abbastanza. Lavoreremo sulla difesa. Lavoreremo sulla difesa. Uguale, però lavoreremo. Però. Chi ha sbagliato tecnici e giocatori da 4 anni a questa parte ad Aquila? Bellissima la co-conduttrice. Quindi stasera grandissimo. Grazie. Successo più che qui si riferiva a cosa? Sarà il nero che mi snellisce. Di Nicola, no, che non serve assolutamente. Andiamo avanti, l'ultimo messaggio, mi hanno detto no, era l'ultimo questo qui. Mi dicono, dobbiamo aspettare. Mi dicono dalla regia che c'era un punto. C'era un punto. Patrick Moro, ma si sta lavorando su questo settore giovanile a Teramo? Perché arrivano sempre tante critiche, sì. Dice bisogna lavorare, si sta facendo poco, non si sta facendo nulla. Beh, devo dire che quest'anno la società ha investito parecchio sul settore giovanile, è stato rifondato, è stato cambiato qualcosa anche perché insomma era doveroso, perché affrontando dei campionati a livello nazionale, sia la Beretti, il campionato nazionale, gli allievi anche giovanissimi,
le trasferte sono impegnative, poi ci si va a confrontare con delle società anche di categoria superiore. Quindi per forza bisognava, cioè per forza, è stato un dovere della società mettere un po' di ordine nel settore giovanile. Diciamo che i tifosi hanno vissuto l'esperienza precedente, no? Della gestione Malavolta, nella quale a un certo punto sul settore giovanile non si è investito e adesso si spera che la nuova gestione Campitelli possa portare dei frutti. Sì, il nostro presidente, il nostro referente è Ercole Cimini, però insomma il vicepresidente della Teramo Calcio. E quindi anche personalmente, quando mi è stata proposta questo impegno, l'ho accettato di buon grado e sono stato proprio orgoglioso. I primi mesi sono andati bene, l'organizzazione, devo dire che tranne un po' di carenza nelle strutture, questo purtroppo è un tema, è una costante, però l'organizzazione è buona. È chiaro che magari tanti ragazzi il primo anno che affrontano questo tipo di campionato, quindi bisogna anche un po' adattarsi, però le prerogative ci sono, l'organizzazione anche, ecco, devo dire che una società che è il primo anno che fa il campionato nazionale, anche, insomma, anche se il risultato non conta, però riusciamo sempre ad andare sia in casa che in trasferta a giocarcela con tutti quanti. Questo dà una certa soddisfazione, non è sì, dà una soddisfazione perché insomma la categoria si riesce a fare bene. No, volevo solo sottolineare lo sforzo che la società della Teramo Calcio quest'anno ha fatto anche sotto questo punto di vista, anche per crescere sotto l'aspetto del settore giovanile. Che questo è fondamentale, e ovviamente sì. L'in bocca al lupo, perché insomma, dal settore giovanile poi arrivano davvero tanti aspetti positivi anno dopo anno. Viva sì. Teramo! Volevi aggiungere qualcosa? No, l'obiettivo insomma è l'obiettivo futuro, è proprio fornire alla prima squadra oppure c'è qualcosa di buono? Sì, qualcosa c'è, sicuramente c'è, ma il futuro del calcio in generale deve essere quello del settore giovanile, perché insomma finisce la compravendita di giocatori, il calciomercato ormai non esiste quasi più. Guarda, possiamo dire da alcune indiscrezioni, poi speriamo di essere smentiti, ma a dicembre potrebbero esserci nel girone del Teramo almeno 15 punti di penalizzazione. Sicuramente. Segno sì. Che la situazione è veramente disastrosa. Speriamo che le formazioni abruzzesi, la Molisana, parliamo di Abruzzo e Molise, le due regioni che ci seguono, ovvero il Campobasso, non siano coinvolte. Abbiamo qualche messaggio e poi abbiamo ancora un minuto e mezzo. Caro Tonino, vederti è sempre un gran piacere, ma in realtà è con un'altra veste che vorrei vederti, quella di allenatore del Teramo. Ha già dato. L'ha già dato. Basta anzi, così. Anzi, colgo l'occasione per salutare Mario Orta, che oggi è tornato al gol. La Maceratese ha vinto. Salutiamo Mario Orta, grande bomber. De Amicis penso, anzi sono sicuro, è la persona più riservata e umile che ci sia. Io concordo, sì, di solito sì. Il conduttore non dovrebbe prendere posizione, però concordo con questo messaggio. È un ragazzo molto molto serio. Quel termine presuntuoso per De Amicis, insomma, non è che... No, solo i risultati stanno dando torto, come gli hanno dato ragione gli anni precedenti. Il calcio è così. Non so se abbiamo ancora qualche messaggio, vi ricordo domani mattina ci sarà la trasmissione prima di tutto e poi domani sera fuori campo ci saranno anche i gol della partita Aversa-Chieti. Buonasera, oggi abbiamo assistito a una partita Celano-San Benedettese terminata 1-2, un Celano meraviglioso ma sfortunato, il pubblico ospite maleducatissimo, sono degni di andare in giro. Scusate. Ultimo messaggio. Gustavo, non fare il tondo... che non lo sa, il tonto forse, che non lo sei, un allenatore professionista può riparare un presidente poco competente? Per favore rispondi. Gustavo, rispondi lo stesso di prima. In 30 secondi stava... Io voglio approfittare per fare gli auguri alla piccola Viola, che è stata nominata prima, ma nessuno... Grazie. Questi danno gli annunci e poi se ne sono. Viola, già il nome che hai è una cosa odorosissima e preziosissima. Auguri, se è rimasto un pezzo di torta, dalla alla mamma che la settimana prossima ce la farà. Gustavo, la rifacciamo, non una stai rispondendo buona, a Jerry. Viola è tua figlia. Quanti anni la ha compiuto? Mia piccola, che ieri ha fatto, oggi è nata, in realtà ieri l'abbiamo fatto la festa, 5 anni. Ciao Viola, ti facciamo gli auguri e soprattutto un bacio hai da salvato tutti. Gustavo Bruno da rispondere alla domanda di Jerry. Jerry, devi incontrarlo per Teramo, fermarlo, perché oggi sta facendo il finto tondo. Sono d'accordo con te. Mi dicono che non facciamo in tempo a mandare i gol della partita Aversa Chieti, comunque il Chieti ha vinto per 1-0, vi ricordo, grazie alla rete di De Sousa, grande prestazione, domenica prossima Chieti-Teramo,
se non vado errato, non ci saremo ovviamente e vi proporremo la partita. Allora, siamo arrivati davvero in conclusione. Domani sera Solidarietà Mondiale alle 20:30 allo stadio di Teramo. Ci sarà Patrick Moro, che ringrazio. Buonasera a tutti. Grazie, vi aspettiamo domani sera. Vi aspettiamo numerosi. Grazie a Torino Valbruni. Vi aspettiamo Mister, domani questa sera. Questa sera le panchine si susseguono? No, un in bocca al lupo sia al Teramo che al San Nicolò, che sono due squadre teramane. Due squadre teramane. In bocca al lupo ovviamente anche a tutte le altre. Gustavo Bruno. Non posso essere al campo domani sera. Perché? Sto qua. Lunedì sera. Ah, è vero, farei un collegamento telefonico con qualcuno dallo stadio. Ci sentiamo, ci mandiamo un SMS. Un SMS, basta con gli SMS. Ma chi presenta? E risponde, verrà anche Marco Civoli. Verrà anche Marco Civoli, sarà insieme a noi, insomma, e saluto Armando Centore e Fabrizia Fascioli, che saranno naturalmente... Monopolio. Monopolio di Marco Civoli. No, il monopolio delle presentazioni. Salutiamo, basta. Salutiamoci, buona grazie, serata. Grazie a Sergio De Angelis, grazie a Pietro Baldassare, Simone Deusaio, tutto lo staff tecnico e giornalistico. Francesca, ci vediamo domenica. Ci vediamo domenica prossima e buona serata a tutti.